Va bene così? Meglio? Più indietro. Eh? Più indietro! Vicino alla statua. Così? Ti piace così? Attacca dal dito. Come? Al dito! Nina, non passi di lì che porta ieri, non c'è passato la corona del dito. Sorry, ma avete peccato, mi volete fare di turno? Ecco, se vi levate di turno, posso farmi la porta del dito. Attenzione! Mo? E mo? È un'ora che mi stanno venendo dietro e non mi riesce a rimandarli via. E poi sono anche poco intelligenti, perché avrebbero dovuto capirlo che non mi divertono affatto. Lei è francese, vero? L'ho capito subito. Cinzia, che devo fare io? Scusi un momento, permette, cara, la foto. Non ci sono molti francesi scansare. A Firenze, vero? Non so se l'ha notato, i francesi preferiscono Roma, gli americani Venezia e gli inglesi Firenze. Lei era già stata a Firenze? Cinzia! Sei pronta? Good. È vero che hanno chiuso la Dame d'Ero, quanto mi piaceva ballarci. È vero, Sergio? Ah, mi scusi, lei non conosce Sergio. Veramente, Battistini Sergio. Ma contiene per signore. Sono lieta di averla conosciuta. Ma che ce l'avete con me? Si figuri. Perché non rimane un momento con noi? Prendiamo un aperitivo insieme. Venga. Allora, oddio, che paura. Ma mia. Che fai? Vieni. Vengo subito. Quant'è cattivo. Ho detto basta. Occhio alla libertà. È così ostinato, non ha ancora capito che con quei ragazzacci non c'è niente da fare. Vedrà che adesso gli fanno il verso. Quelle signore stanno con me. E allora? E mi pare che basti, no? Ah, se lo dice lei. Conosce questo caffè? Noi ci capitiamo spesso, fanno i migliori gelati di Firenze. Prego, si vuole accomodare. Di che cosa stavamo parlando poco fa? Ah, sì, degli italiani. Sì, certe volte esagerano un po', ma in fondo fa piacere, non trova? Ti senti quegli occhi addosso che ti toccano, quasi ti accarezzano. Mia cara, non c'è nessun uomo che abbia il fascino di un italiano. Vero, Sergio? Dì. Oh, quegli occhi terribili, bruto. Dì. Cosa prende? Cocktail champagne? Oh, grazie. Un cocktail allora. Champagne e due martini dry. Sì. Ah, ti sei deciso ad usarlo. Guardi, l'ho preso a Pontevecchio. Vede che stupendo lavoro. L'ho avuto per 100.000 lire. Lei c'è mai stata a Pontevecchio? Sì, certamente. Oh, hanno delle cose di un gusto tale che Cartier non se l'immagina neanche. Infatti contavo di comprarci tante cose, ma purtroppo ho avuto un incidente d'auto. Oh. Un MG nuova di zecca, l'avevo da un mese. Carico su due ragazze. La macchina si ferma, quelle spingono e boom, giù a picco nel mare a Portofino. Bagaglio, denaro, tutto quanto in malora. Oh, cielo, hai sentito, Sergio? Francamente, chiedere altri soldi a mio padre mi secca. Sai, è una questione di amor proprio. Mi ha già dato un milione di franchi e poi a giorno incasserò anche l'assicurazione. Ah, e come viaggia senza danni? Una mattata. Adesso faccio l'autostop. Così, ho voluto provare. Ah, l'avrei fatto anch'io. Brutto. Quanti anni ha? 18. 18 anni, a rotare quale a lei, solo che ero castana. Non è vero, Sergio? E che ne so, non ce l'ho mica io. E la fotografia? Al Café de Paris, con Chevalier. Oh, mi fai una rabbia quando non ricordi le cose che ti dico. Boh. E tanto arrivederci. Se sapesse come la invidio il pensiero che lei fra poco tornerà a Parigi. Anch'io spero di farci una ciabatina. Ti prego. Molto presto. Arrivederci. Quanto? Goodbye. Viva la France. Cinzia, hai moneta? Signori, il resto. Ma che fai? Sergio! Sì. Ah, che c'è? L'aceto dei sette lati, ci siamo dimenticati di comprarlo. Fa niente. E se poi ti viene il mal di testa? Andiamo. Dove? Ci vado io, faccio un salto e ti raggiungo. Grazie, caro. Tu va a casa. Allora, a presto. Ciao. Ciao. Non fare tardi. No, torno subito. Per carità, signorina, non acciacchi quel mattone, gli ha posato Napoleone e gli è morta la zia. Ah, è lei? Sì, ho pensato che è meglio che l'accompagni perché tra poco è buio, non si sa mai, sai com'è. Molto gentile, ma la signora? Chi? La granella? Come? È il suo nome? È mia nonna, da parte inglese. Sigaretta. Simpatica, eh? È ancora in gamba per la sua età. Ha uno spirito che... è una bambina. Anche mia nonna era così. Aveva 102 anni quando è morta. Sì? Mi sarebbe piaciuto conoscerla. Francese? Mm-hmm. Le nonne francesi sono sempre le migliori. Scherzi a parte, ma la Francia
è sempre la Francia. Douce France, cher pays. Bella voce che ha. No, non è curata, è istinto. È un dono che hanno tutti gli italiani. Eccola. Eccola, è roba da pazzi, è roba da pazzi. Che ho detto? Eh sì, voi stranieri avete un cliché preciso degli italiani, come se tutti fossero uguali. Gli italiani mangiano maccheroni, gli italiani cantano, gli italiani suonano il mandolino. Ma quale mandolino, scusi? Ma chi lo suona il mandolino? L'Arno. Che bello. Ma com'è bello l'Arno? Bellissimo. Sì. E il Tamigi e la Senna, che facciamo? Li buttiamo via? Già, lei dice bello l'Arno perché lo vede per la prima volta. Lo direi anch'io se fossi straniero. Io la invidio a lei perché almeno è qui e può scoprire l'Italia. Lei la conosce tutta? L'Italia? Beh, tutta no, ma insomma. Provi a considerarsi forestiero e cominci a girarla anche lei. Già, è vero. Straniero in patria. Ah, non è mica facile, ci vorrebbe... Ci vuole solo coraggio. Bisogna saper rinunciare a tante cose. Imparare a viaggiare come capita, dormire sotto la tenda. Sotto la tenda? Libertà assoluta. E basta con queste convenzioni borghesi. Ma come, sotto la tenda? Come i zingari, uomini e donne insieme. Che c'è di strano? Cameratismo. Sconosciuti la mattina, amici la sera. Sconosciuti la mattina e amici la sera. Amici la sera. È stato così buffo, da morire dal ridere. E poi bevi, ci siamo sbronzati tutti quanti. E la notte ci siamo spogliati e abbiamo fatto il bagno nel lago. Nudi? Gliel'ho detto che l'invidio. Io partirei subito, mi sento tagliato per questa vita randagia piena di imprevisti, di avventure. E perché non parte? Eh? Ma sì, parte. E come faccio? E la nonna? Ah, già. Vuoi comprenere? Non ha che me. E io non... Vivo solo per lei. Provvedo a tutto io, eh. È voluta venire a Firenze e le ho affittato una villa molto bella. E bisogna accontentarla. È una vecchia, smaniosa, ma che ci posso fare? Per lei c'è Sergio. Sono la sua creatura, io. È una missione la mia. Beh, io devo andare. Grazie della compagnia. Lei se ne va, io resto. Con la gran merda. È bello da parte sua dedicarsi a sua nonna. L'ho promessa al morto. Arrivederci. Au revoir. Mi ha fatto molto male questo incontro. Mi creda, molto male. José! Adieu! Look, man, I'll meet you, Joyce. What's the hurry? Oh, come on. Get up. Quante tende. Sergio, sei pronto? Yes, darling, e tu? No, senti, mi è venuta un'idea. Che idea? Ti va proprio di uscire? Ma come, sono già vestito. Perché non facciamo una cosa? Che cosa? Vogliamo fare un cenino in casa insieme, noi due soli? Ma che cenino? Cucino io. Sì, e che te pare? E i biglietti del teatro, 12.000, hai voluto il palco. E poi i balletti russi, prima che ritornano, passeranno 10 anni. Non sapevo che ti interessassi di danza. La danza mi interessa moltissimo. Ma che stai scherzando? Allora proprio non vuoi? No, non voglio no. Tu non mi vuoi mai fare un favore. Sei un egoista e un cattivo. Con tutto quello che faccio io per te. Ah, ci risiamo. M'hai preso per una stupida. Anche prima m'hai fatto aspettare un'ora e non ti ho detto niente. Credi che non sappia dove sei stato? Ma dove devo essere stato? Ho girato tutte le farmacie, se l'aceto dei 7 ladri non si trova. Ah no, caro mio, non mi incanti, io sono nata prima di te. Lo so. Ah, oh, vigliacco cattivo! Oh, mi fai morire il crepacuore. Oh, lasciami, lasciami, lasciami. La testa che mi scoppia e non ho neppure l'aceto dei 7 ladri. Oh, la testa. Sei ingrato e senza cuore. E non so nemmeno spiegarmi perché ti sopporto. Ma verrà il giorno che mi stancherò. E allora non venire a piangere. Perché ti lascerò là dove ti ho trovato. Non eri niente. Niente finché non mi hai incontrata. Un miserabile ragazzo di barbiere. Dimmi tu, ado stai, dimmi tu, su venì. Dita lì,
ma perché non mi fai chiudermi? Solo tu mo può dire se ne aiuta così e me lascia partire. Souvenir, souvenir di te. Ah, brigante, tu sai come calmarmi. Tu solo sei capace di guarirmi. Brutto. Cher pays de mon enfance. Cher pays de mon enfance. Sergio. Douce France. Cher pays. Sergio. Io a chi sta pensando. Sono due giorni che è nelle nuvole e non capisce più niente. José. Perché ridi? Oh, mi scusi, ma questa non me l'aspettavo. Il dado è tratto, vengo con voi. Davvero? Sicché ha deciso di fare l'autostop anche lei. Ma chi è? Questo è il signore di cui ti ho parlato. Battistini Sergio, piacere. Dammi sì. E la nonna che ha detto? Ah, niente, ma lasciate andare. In fondo non poteva sacrificarmi per tutta la vita. Ah, ma molto sorpreso perché è stata dolce, remissiva. Ma commosso, poverella. Beh, adesso che sono andato via io, in fondo, che cosa le rimane? Ha portato via due anelli, una spilla con zaffiri e una collana di perle. Non so quanta moneta italiana ci fosse, 100, 120.000 forse. Ma è sicuro che avevo più di 300.000 franchi francesi, brutto ladro. Comunque questa fotografia la dia a me, signora, e adesso si calmi. Ci pensiamo noi. Vedrà che riusciremo a fermarlo. Però vi prego, non fategli male. E in fondo non è che un impulsivo, un ragazzaccio. Capisco, capisco. Posso portarne solo due, però. Ah, beh, andate voi. Noi ne aspettiamo un'altra. Sì, certo. E tu resti sola? Ma come, con me? Io sono un gentiluomo. Andate, ci vediamo a Pisa. Veramente non si arriva solo a Ponte d'Era, eh? Sono stata una cerimonia. Beh, meglio di niente, no? Allora a Pisa, sotto la torre. Sì. D'accordo. Arriviamo prima noi, scommettiamo. Ciao. Grazie, Ah, come mi piace questa vita, aria, luce, sole. Vigliacco, è Vigliacco e Cafone. Troppi ne vedrà, che è già stanco. Io stanco, con te, ma io in braccio ti porterei a te. Oh, c'è un'altra macchina. Sì. Sia gentile, signore, ci dà un passaggio. Che sei italiano? Sono italiano. Adesso vi ci mettete anche voi, andiamo, va. E tu vattene a lavorare, grandiglione. E che ci vado a fare? Già lavori tu? Hai capito che mentalità? Perché sono italiano. All'italiano no e allo straniero sì. Intragunza de mariga dasen, sì. Ma che dici? La ringrazio del passaggio. Ma babbo, chi tu i dainai? Intragunza mai, tracolta. Il mio amico è greco e non capisce l'italiano. Amico? Ma lei cosa intende per amico? Amico amico o amico? Beh, amico copain, camarade. Insomma, compagno di viaggio. Soltanto di viaggio? Cos'altro? Ah, vabbè. Senta, mademoiselle, non mi dica che sono azzardato, ma che una bella ragazza come lei vada in giro con un giovanotto soltanto per vedere il panorama non mi torna. Eppure no. Proprio così. Intragunza de mariga dasen, in panorama. Nulla male. Abacinia, no. Più yonk yonk. Panorama. Ma una bella ragazza come lei, via, non è stufa. Sai che facciamo? Si scarica. E come? Faccio un cenno ai cani, gli saltano addosso e via. Così rimaniamo soli. Qui vicino ho casa. Si va su, si mangia, si beve.
Ci stendiamo un pochino. Leva sta mano. Poi. Ma dove stendi? Te stendo io, te stacco il naso, faccio mangiare i cani. Ma allora mi avete messo in mezzo, porcaccio! Porcaccio che? Porcaccio tu? Chi è finto? Ma io te rintorcina a te. Ti prego. Buona, buona, ma che ti metti in mezzo? State. Documenti, per favore. Perché? Controlla. Ecco, è sua la macchina. Oh, e come la ripetete, è stata a me. Ah, oh, manna via le guardie e poi vedrai che ti succede. Intanto tu scendi. No, 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 io. Documento, pure io. Prego. Alecchio, io non scendo. No, tu scendi. No, io non scendo. Scende. No, io. Visto? Che devo scendere. Grazie. Grazie a lei. Permette, mi sono finto straniero, altrimenti non ci caricano. Dice sei italiano. Ma come? L'italiano va a lavorare e lo straniero usufruisce del nostro paese. Lei è Battistini Sergio. Battistini Sergio. C'è una denuncia per furto contro di lei. Ma denunciata, vecchia. Ma guardi, ci deve essere un errore perché. Ecco, vedete? Che ma insomma, vogliamo provvedere a questo balordo che si voleva approfittare della signorina? Aspetta, aspetta, aspetta. Non facciamo brutte figure. Davanti agli stranieri, poi vanno in giro a dire che noi italiani già dicono che suoniamo il bandolino, minimizziamo lo scandalo. Io dico anche per te. Io posso andare? Vada, vada. Oh. Ma come? Ma... Oh, ringrazia le forze dell'ordine. E sei salvato due cani. Ma mi vuoi dire che succede? Giuseppe, la nonna mi rivolge a sé. Si è sentita male. E così questi amici si sono voluti disturbare per avvertirmi. Grazie, non dimenticherò. Torni a Firenze? È la nonna, bambina mia. Anche il destino vuole la sua parte. Buona fortuna, Giuseppe. Arrivederci. Tu vai avanti, che vuoi che ti dica. Poi magari ti raggiungo. Che ci abbiamo a macchina? Ciao. Provvede lei al bagaglio. Il sacco. Ciao. Viva la France!